Buongiorno web spettatori. Dopo la messa in rete della conferenza del professor Scotto Di Luzio dal titolo 20 anni di buona scuola, oggi abbiamo l'intervento del professor Stefano Bartilana, docente di storia e filosofia nella scuola secondaria. Buongiorno professore, quali sono i suoi commenti? Salve a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter commentare. Certo, come non condividere le riflessioni sulla nefasta morte dei programmi ministeriali, sostituiti ora dalle ben più generiche indicazioni nazionali. Scotto Di Luzio parla del venir meno della scuola pubblica come luogo di trasmissione del sapere, sostituita da una galassia di scuole autonome, fra virgolette, in cui si insegnano e si apprendono cose diversissime fra di loro, in una cozzaglia di elementi disomogenei. Questo ha impoverito il tessuto culturale della nazione. E guardi, immodestamente, anch'io dico da anni che bisogna tornare al programma, a qualcosa di più prescrittivo, sempre e comunque nel rispetto della libertà di insegnamento, che rimane, lo ricordo comunque, libertà di mezzi e non di fini. Il discorso è vecchio di quasi 20 anni anche per me. Perché bisogna ritornare ai programmi? Ebbene, comincio a corrispondere con una domanda retorica. Siamo d'accordo che la scuola deve fornire nozioni e competenze per orientarsi nel mare magnum, nonché nostrum, della cultura, attuando il proseguimento e il perseguimento di un'identità tradizionale, nazionale e cosmopolita anche. Bene, se siamo d'accordo, allora visualizziamo di più la situazione. Ho parlato di mare prima per dare il senso della complessità. Nel mare ci sono le correnti, le coste e tante terre diverse da toccare. Quindi potremmo icasticamente pensare al nostro mar Mediterraneo, lasciando fuori per il momento le rotte dei migranti. È il mare della cultura che noi dobbiamo navigare. Abbiamo quindi davanti a noi due tipi di marinai e due tipi di navigazione. Uno, i capitani, i quali conducono sulle rotte principali, le quali interessano il grande traffico commerciale e delle persone. E due, gli skipper, i quali ci guidano sulle piccole rotte di cabotaggio, fondamentali per i contatti locali e le attività sportive. Professore, ci spieghi come queste metafore si adattano nella scuola? Le prime, le grandi rotte, sono necessarie al potente sviluppo del pensiero. Esse sono il veicolo del confronto e anche il presupposto della civiltà. Potremmo dire che sono il corso istituzionale delle varie discipline della conoscenza, per le quali è obbligatorio anche un rapporto didattico di costrizione all'apprendimento. Sono esse l'obiettivo fondamentale dell'istruzione secondaria. Senza quelle, l'intera rete dei collegamenti salterebbe e piomberemmo in un'economia cortense del sapere. Le seconde, le rotte di cabotaggio, sono assai svariate, spesso piacevolissime, sono palestre e vivaio di grandi navigatori, ma per il loro essenziale carattere di diporto rappresentano i diversi e possibili corsi monografici di ogni grande rotta. Si percorrono per accrescere e misurare la propria personale cultura, con spirito spontaneo e impegno facoltativo, non per questo meno proficuamente. Sono microcosmi del sapere, sono fonti del piacere di imparare e di sperimentare, ma senza il confronto con i diversi e strutturati fondamenti della nostra cultura, mi verrebbe da dire la tradizione classica, restano escursioni di carattere provinciale. Noi l'abbiamo seguita in questa navigazione, ma in sintesi cosa deve fare un insegnante? A questo punto è chiara la mia conclusione. Se l'insegnante non vuole abdicare al proprio ruolo sociale e direi deontologico, deve prima di tutto preoccuparsi di trasmettere la cultura delle grandi rotte. Deve farsi capitano dell'istruzione fondamentale, con la necessaria severità e soprattutto la coscienza di stare assolvendo a un compito essenziale. Solo allora, e anche in maniera contestuale, saranno possibili excursus e approfondimenti di piccolo, intrepido e innovativo cabotaggio. Lo skipper professionale conosce già il vasto mare e per questo a volte può anche restarsene sotto costa. Un cordiale saluto a tutti e grazie della vostra attenzione. Grazie anche a lei e ai web spettatori. Un saluto da Gilda TV. Arrivederci.